Cari telespettatori, benvenuti. Per lo speciale di oggi ci troviamo al Bon Bon di Fano per la presentazione della lista elettorale di Forza Italia a sostegno del candidato sindaco Luca Serfilippi. Saranno presenti Stefano Aguzzi, membro del coordinamento regionale di Forza Italia, e l'onorevole Graziella Ciriaci, candidata alle europee. Chi sono i candidati della lista che presentate oggi? Allora, oggi presentiamo la lista di Forza Italia, UDC e Noi Moderati a sostegno del candidato sindaco Luca Serfilippi per la coalizione di centrodestra. È la conclusione di un percorso di selezione di candidati che meglio rappresentano l'area moderata. È una lista omogenea composta da candidati che provengono dal mondo del lavoro, pensionati, liberi professionisti ed operatori economici che con la loro esperienza e radicamento nel territorio sicuramente potranno meglio rappresentare le esigenze di tutto il territorio ed amministrare al meglio la città. In che modo i candidati stanno lavorando per questa campagna elettorale? Allora, i candidati stanno partecipando in maniera attiva alla campagna di ascolto che viene svolta nei quartieri, ma proprio per meglio interpretare le esigenze dei territori e per meglio rappresentarli nelle prossime amministrative, nella prossima attività di governo. E poi ci tengo anche a ribadire che Forza Italia avrà un ruolo centrale nel panorama di centrodestra perché è una garanzia di stabilità e di moderazione e ha al suo interno persone, figure capaci e con esperienza e competenza e che quindi potranno amministrare al meglio la città di Fano e per il bene di Fano. Ci parli dell'unione di questa lista? Allora, questa lista intanto è formata da Forza Italia, da Noi Moderati e UDC. Ritengo che sia un'unione molto importante e molto positiva anche per i cittadini perché sono tre realtà politiche nazionali che, di area moderata, quindi che parlano più o meno la stessa lingua e quindi questo è anche un indirizzo unico ma anche un messaggio di unità ai cittadini che poi dovranno votare l'area moderata e che dovrà amministrare questa città. Qual è il programma principale che vi proponete appunto tutti insieme? Beh, a Fano c'è molto da fare. Il programma, quello principale, innanzitutto è un'attenzione particolare al bene dei cittadini e alla condivisione dei progetti con i cittadini che fino ad oggi non c'è stata. Fano ha bisogno di molte cose, partendo dal turismo, quindi sicuramente una rivisitazione per quello che riguarda i progetti del turismo, le strutture, la sicurezza che è una cosa molto importante, tra l'altro mi compete molto da vicino, per cui spero di dare questo forte contributo per rendere questa città più sicura. Mi sta particolarmente a cuore la disabilità. E Fano ha bisogno delle cose che anche chi è disabile, chi è nella sedia a rotelle, possa vivere questa città in maniera dignitosa perché ad oggi ci sono molti problemi che riguardano le barriere architettoniche. Abbiamo un altro aspetto che mi sta particolarmente a cuore, sono gli anziani soli. Abbiamo molti anziani soli nelle case che hanno bisogno di assistenza, per cui poter riuscire a creare anche una rete importante tra le varie realtà associative di volontariato che si occupano di questo aspetto è molto importante. I tre punti principali, le prime tre cose che avete in mente di realizzare nel caso di vittoria? Beh, intanto l'aspetto strutturale sicuramente. Fano deve vivere, i cittadini hanno bisogno soprattutto dell'ordinarietà. Quindi quando escono da casa vogliono avere le strade a posto, i marciapiedi a posto, non vogliono vedere le buche e poi ritorno anche al discorso della sicurezza perché vogliono una città più sicura perché abbiamo visto quello che sta accadendo in questi giorni e quindi mi ripeto anche sui lavori che c'è da fare perché per esempio penso al turismo del mare per cui la Sassonia bisogna rivisitarla totalmente, no a tratti, ma dall'inizio del Lido fino a Ponte Metauro e oltre. Oltretutto abbiamo una zona del mare, sempre legata al turismo, che è molto bella,
che è la zona di Torretta di Fano fino a Ponte Sasso. Ecco, bisogna avere un occhio anche in questo, cioè Fano deve tornare ad essere attrattiva, perché Fano vive anche del turismo, vive del turismo storico comunque, e quindi dobbiamo tornare a rendere questa città attrattiva. Non deve essere una città che allontana i cittadini, come è successo con questa amministrazione, che per esempio ha messo i parcheggi a pagamento nel breve tratto del Lido, e in questo modo non aiuta a dare più forza anche alle realtà balneari per l'estate, perché poi la gente si allontana. Cioè bisogna avere una visione che sia una visione attrattiva, che avvicini il turismo, avvicini le persone. Un'altra cosa che ci sta particolarmente a cuore, che io ho trattato anche come UDC, anche a livello provinciale, noi abbiamo parlato fino ad oggi della Guinza, che finalmente è partito il progetto, finalmente è stata deliberata dalla Regione, però dobbiamo iniziare a parlare anche del progetto della Fano Roma, che è un'altra direttiva molto importante e che ha tutta una serie di difficoltà. Esiste un progetto e questo deve essere portato avanti. Noi l'abbiamo proposto, abbiamo iniziato a parlare anche di questo, perché anche di questo Fano ha un interesse molto importante. L'importanza della politica oggi? Oggi la politica è molto importante, perché c'è da dire che notiamo in giro una certa disaffezione, perché la gente purtroppo è disamorata un po' della politica. Noi stiamo lavorando, abbiamo lavorato abbastanza bene anche nella creazione di questa lista, cercando di andare in mezzo alla gente, e con il candidato sindaco abbiamo rivisitato tutti i quartieri, abbiamo trovato un grande entusiasmo intorno a questa situazione. Speriamo che i cittadini fanesi tengano conto di questa nostra predisposizione, diciamo, al dialogo con la città e con i cittadini stessi, e quindi che si ritorni a votare e si ritorni a far partecipare i cittadini alla politica. Nel nostro programma abbiamo anche l'istituzione dei nuovi consigli di quartiere. Soprattutto i giovani, perché molti giovani si sono distaccati dalla politica oggi. Questo è vero, anche noi abbiamo, non lo nascondo, perché poi ecco, c'è stata un po' di difficoltà poi di riferire anche qualche giovane, perché effettivamente i giovani sono fuori, i giovani oggi distratti dai social, distratti un po' da quelle che sono state anche le vicissitudini precedenti della politica, ecco, si sono un po' allontanati. Però ho visto che c'è un certo entusiasmo, e se noi riusciamo a stimolarli per poter e coinvolgerli, perché l'importante è i giovani bisogna coinvolgerli, e quindi in qualche modo trovare delle soluzioni, come abbiamo parlato anche col nostro candidato sindaco, di trovare delle soluzioni per stimolarli e farli ritornare a far politica, appassionarsi alla politica. Quindi nel vostro programma ci sono progetti per i giovani? Sì, ci sono progetti per i giovani, non vi dico più di tanto, però ecco, il ripristino ad esempio di alcune strutture al Lido, ecco, mettere a fuoco con i commercianti e con i residenti la possibilità di fare fino a una certa ora, trattenere i giovani, perché questi giovani non vengono a Fano, prima venivano da Pesaro a Fano, adesso vanno da Fano a Pesaro, quindi questa amministrazione per i giovani non ha fatto quasi niente. Quindi questa è una cosa che noi come centrodestra, se i cittadini ci daranno fiducia, e speriamo che lo sia così, se andiamo al governo, è uno dei primi temi che andremo ad affrontare. Come andremo ad affrontare le strutture ricettive? I giovani ci chiedono nei quartieri di avere una discoteca. Fanno, se parli di discoteca, poi sorgono subito i comitati. Quindi è una situazione che andremo ad affrontare concertandola con i cittadini, con i giovani, secondo quelle che possono essere le loro esigenze. Insomma. Ci sono anche progetti per creare nuovi posti di lavoro? Sì, questo fa parte dell'altro tema che noi abbiamo messo nel nostro manifesto, ovvero una città più bella, più vivibile, più sicura. Ecco, nella più sicura non c'è solo la sicurezza della città, ma in più la sicurezza è quella del lavoro. Noi dobbiamo intervenire, e questo è nel nostro programma, nel incrementare
l'arrivo delle aziende e delle grandi aziende a Fano. Perché? Perché questo crea occupazione. Oggi noi abbiamo questa giunta di sinistra ha fatto scappare delle grandi imprese che si insediavano a Fano perché per la burocrazia questo non si può fare, quello non si può fare. Quindi noi siamo costretti a mettere mano alla macchina comunale per snellire queste cose, sempre nell'ambito della legge. Oltre a questo dobbiamo qualificare le strutture ricettive, quindi dobbiamo trovare un modo per o incrementare, quindi crearne delle nuove, o fare in modo che gli operatori del settore siano incentivati a ristrutturare. Per cui a Fano, anche se si svolge una manifestazione sportiva o di qualsiasi genere, devono andare a dormire, gli hotel sono pochi, o vanno a Pesaro, a Senigallia o a Rimini, eccetera eccetera, e questa è una cosa che non è più sostenibile. Quindi una città che si definisce turistica deve avere dei servizi ad hoc, oltre alla riqualificazione di tutto il litorale, che sappiamo che fa parte del nostro programma, compreso tutti gli ex, ovvero l'ex Pistecco Card, l'ex Caserma, l'ex Vittorio Colonna, eccetera. Per cui avete molti progetti. È chiaro, tutto non si riuscirà a fare. Poi la lista della spesa, io girando i quartieri con il candidato sindaco, ho sentito tante richieste da parte dei cittadini, in tutti i quartieri. Quindi è chiaro che la lista della spesa, come si dice Fano, passatemi il termine, è lunga, però se i cittadini ci daranno fiducia, per questo chiedo il voto ai nostri concittadini, nell'arco del mandato cercheremo di vedere di risolvere i problemi che ci hanno sottoposto. Qual è il vero compito della politica oggi? Ma sicuramente quello di fare un buon servizio ai cittadini, e devo dire che Forza Italia, insieme a noi moderati e l'UDC, con la presentazione della lista, sicuramente hanno tante donne e uomini pronte a fare questo servizio, che è il servizio più bello che un cittadino possa fare, spendersi per la propria città. Quanto è importante ascoltare i cittadini, soprattutto i giovani? Ma i giovani, gli adolescenti sono completamente stati inascoltati negli ultimi anni, e quindi è chiaro che bisogna ripartire da loro, ma anche a tutta la fascia della popolazione, anche a chi non vota, anche come i bambini, che comunque rappresentano, ad esempio tramite il Consiglio dei Bambini, un'esperienza importante della nostra città di cui andare orgogliosi, di cui non bisogna solamente ascoltare ma anche prendere spunto dalle loro proposte e trasformarle in fatti concreti. Però in generale l'ascolto e la condivisione delle scelte è una delle nostre priorità da portare avanti dal 10 giugno in poi. Lo stiamo facendo in campagna elettorale da un mese e mezzo, ascolto in tutti i quartieri della nostra città, nessuno escluso. Lo continueremo a fare dopo aver vinto le elezioni, se i sifanesi ci premieranno per questo. A volte si può partire dalle critiche per migliorare, no? È vero? Beh, è chiaro che è un dato di fatto di tutte le cose che non funzionano nella nostra città. A me non piace solamente criticare, ma anche fare proposte concrete per migliorare la città. È chiaro, bisogna dirlo in maniera categorica, che il vero cambiamento in queste elezioni comunali è la nostra coalizione per Fano. Quindi se qualcuno è scontento di questi ultimi 5-10 anni e vuole cambiare le sorti della nostra città, perché tante incompiute sono rimaste incompiute in questi 10 anni, deve scegliere il cambiamento. Noi ci proponiamo come cambiamento, ci sono tante donne e uomini, sia con esperienza, sia che è la prima volta che si candidano consigliere. Devo dire che sono oltre 100 candidati che si preparano, si stanno dando da fare per me, io li voglio ringraziare, ma non solo per me, per spendersi per la propria città, che è la cosa più importante. Come sono i candidati di questa lista? Io vedo tante persone che hanno in parte amministrato, in parte non fanno politica di professione, anzi direi nessuna, quindi è chiaro che sono persone della società civile, che ognuno con la propria esperienza porta qualcosa per migliorare la città. Io gli faccio un grande in bocca al lupo, sono contento della squadra che Forza Italia, noi moderati e UDC hanno realizzato, perché abbiamo bisogno di tutti, nessuno escluso, per vincere la partita, lo ricordo sempre, al primo turno. Onorevole, lei è la candidata alle europee del partito, ci racconti, ci parli di lei e dei suoi obiettivi. Bene, parlare di me è molto semplice, perché comunque sono una cittadina marchigiana,
ho avuto un'esperienza politica, ma comunque l'ho alternata sempre al mio modo di essere e di vivere da imprenditore. Abbiamo un'azienda qua sul territorio e devo dire che amo questo territorio perché comunque ci esprime il massimo di quello che può essere in giro per l'Italia e forse anche il conciso di quello che l'Italia stessa è. Saremo presenti in tutto il nostro, con tutta la nostra capacità. Qual è l'obiettivo della politica oggi? Il vero obiettivo della politica? Il vero obiettivo della politica è quello di portare il cittadino ad essere comunque partecipe e soprattutto avere la capacità di potersi riconoscere nella politica, una politica semplice, perché comunque non abbiamo bisogno di una politica lontana, ma una politica che è sul territorio, una politica che quotidianamente lavora e nello stesso tempo sa fare anche politica. Questo è il nostro messaggio, questo sono io come persona, ma anche come, diciamo, espressione che si alterna tra politica e lavoro. E uno degli obiettivi è anche quello di valorizzare la Regione Marche. Assolutamente sì, e con questo voglio dire anche che la campagna elettorale ha rafforzato questa mia idea principale, cioè che le Marche meritano di essere rappresentate in modo forte perché comunque sono il conciso di quella che l'Italia è, il Made in Italy, la bellezza, la cultura, il territorio, le belle persone che abbiamo. Un'ultima domanda, oggi forse i cittadini non si sentono più ascoltati dalla politica e forse non si sentono più rappresentati dalla politica. Nel caso di Vittoria, in che modo far riavvicinare i cittadini alla politica e creare di nuovo fiducia? Allora, mi hai fatto una domanda molto particolare, nel senso che comunque per me la politica è il cittadino. Per cui dire che il cittadino è lontano significa veramente già non aver intrapreso bene quella che è, diciamo, la concatenazione con politica, cittadino e territorio, perché comunque è il cittadino stesso, che è la democrazia tra l'altro, che deve esprimere quello che è l'indirizzo politico. Se vincerete, quale sarà il primo obiettivo per Fano, il primo progetto? Questo con esattezza occorrerebbe chiedere al nostro candidato sindaco, no? Cosa intende fare nei suoi primi 100 giorni, è classica questa cosa. Io, a parte le battute, credo che Fano debba riappropriarsi di un ruolo che gli è proprio, quella di terza città delle Marche. Fano è una città importantissimo per questa regione e per questo territorio, lo sarà ancora di più in futuro quando i lavori che stanno partendo alla Guinza, quindi di apertura della famosa galleria ferma da 40 anni che collegherà la città di Fano al Mar Tirreno attraverso l'Umbria e la Toscana, diventerà uno snodo fondamentale di sviluppo. Quindi occorre che Fano, ripeto, si riappropri di questo ruolo che non ha avuto negli ultimi anni sulle grandi scelte sulla sanità, sull'urbanistica, sul turismo, sulla viabilità. Fano è stata assente nel dibattito provinciale e regionale. Questa è la cosa vera che Fano deve rimettere in campo. Poi ovviamente il nostro candidato sindaco, l'ho sentito, Luca Serfilippi, l'ho sentito più volte parlare di attività nella nostra città legate al piano regolatore, legato appunto alle attività culturali, alle attività turistiche, al decoro della città. Credo che abbia non solo buone idee il nostro candidato sindaco Luca Serfilippi, ma abbia anche una gran voglia di metterli in campo con grande entusiasmo. E noi come Forza Italia, come lista di Forza Italia qui alle comunali, come partito di Forza Italia, siamo più che mai motivati nel sostenerlo fortemente attraverso i nostri candidati, attraverso tutti i nostri amici, i nostri elettori. Siamo fortemente convinti che Forza Italia avrà un ruolo fondamentale per il futuro governo della città di Fano e anche per le future scelte che si svolgeranno in Europa, perché non ci scordiamo che il 9 giugno si voterà non solo per le comunali, quindi per il comune di Fano, ma si voterà anche per le elezioni europee. Sotto questo punto di vista noi credo che abbiamo in campo la miglior figura, la più conosciuta, la più stimata, quella tenuta maggiormente in considerazione a livello proprio europeo, che è quella di Antonio Tajani. Antonio Tajani, che sarà candidato alle elezioni europee, sono sicuro che sarà la persona che potrà far evolvere ancora di più il ruolo dell'Italia a livello europeo e a livello mondiale, attraverso anche il voto a Forza Italia. Stamattina abbiamo presentato, oltre che i nostri candidati alle comunali, anche la nostra candidata marchigiana alle elezioni europee, che è Graziella Ciriaci, è una nota imprenditrice
dell'agroalimentare, appunto Ciria, ce lo conosciamo credo un po' tutti, il suo marchio, è una imprenditrice marchigiana, donna, che ha avuto un'esperienza politica anche di consiglio regionale fino a una decina di anni fa, è amministratore delegato della sua azienda, quindi ha saputo coniugare nella sua vita le attività legate alla politica, alle attività legate alla propria azienda, alla propria attività e al mondo dell'economia, quindi è una figura che più che mai potrà ben rappresentarci in Europa. Quindi Luca Serfilippi, sindaco Fano, Graziella Ciriaci, votata alle europee sperando che possa diventare parlamentare europeo, tutti i nostri candidati in campo di Forza Italia per avere il miglior risultato possibile, la miglior rappresentanza possibile in Consiglio Comunale, perché l'area moderata è quell'area che sa ascoltare, dialogare e proporre alle persone senza tante urla e tante sceneggiate di piazza, ma appunto ascoltando e dialogando. Questo è il vero ruolo di Forza Italia. Una lista che ha visto insieme Forza Italia, Noi Moderati e UDC. Sì, noi abbiamo saputo coniugare attraverso la nostra lista, anche aprendola a tante persone che provengono da realtà anche diverse da quelle di Forza Italia, ma che rappresentano quell'area moderata appunto di centro, come Noi Moderate, come l'UDC, e ultimamente in queste ore, l'ho detto anche prima durante la presentazione, ha aderito alla nostra lista anche un candidato che proviene dall'area, diciamo, più spostata a sinistra, quella di Italia Viva, che ha voluto aderire alla nostra lista. Quindi sotto questo punto di vista siamo riusciti a avere un alveo, diciamo così, di partecipazione e di attenzione che va oltre a chi è all'interno del partito di Forza Italia. Quindi Forza Italia è un partito non solo in crescita, ma un partito anche che sa espandere la propria attività, la propria attenzione anche a tanti osservatori esterni che sicuramente non solo voteranno il nostro partito, lo faranno crescere anche in prospettiva. Io presenterei la lista dei candidati: Anna Loro, Antonino, detto Nino, Bruscia, Massimiliano, Achille, Cacace, Cecchini, Francesca, Cerullo, Antonietta, Del Vino, Francesca, Di Tommaso, Enzo, Donati, Francesco, Mauro, Falcioni, Morbidelli, Andrea, Paganelli, Nevio, Palazzi, Marcello, Paoletti, Antonio, Paparo, Filomarino, Barbara, Stefano, Pollegioni, Rinaldi, Fiammetta, Fabio, Ciriscioli, Mauro, Talamelli, Terlizzi, Antonio, Zaffini, Stefano. Appena terminata la conferenza stampa per la presentazione della lista di Forza Italia, dal Bonbon è tutto e vi auguro un buon proseguimento con la programmazione di Fano TV.